virtudes, el único punto que tenía que tener es saber inglés. Sin aguanto de ninguna rutina, sin aguanto de una scolivo che faccio mi si lavo, e sin aguanto ci vengo ogni saputo mi si lavo, perché avevo delle risposte. Dai, la lettura. Thank you.
di lavoro ci è piaciuto in qualche modo consegnarlo con il gruppo che ha lavorato. Thank you.
Sono lieta di incontrarla. Mi chiamo Lucrezia D'Alagna. Posso ricordare la mia pianina d'orto? La prego, la prego, la prego. Non mi dica di no. Graciosa Monselva, regala del nostro sacco di Alfonsine, regala del nostro sacco di Alfonsine. Villog, Kiss, Ovetta Cabana, Otra. Mica sei scema? Non posso accettare la mia ricchezza, maestà. A me basta di solo conto. Come è muy hermosa, che sguardo, che occhi, che incanto e che voce, ma è così giovane ed io sono sposato con Maria di Castiglia, quella vecchia indispettica della mia esposa. Vabbè, però Maria vive in Spagna. Lucrezia, io non puedo più separarmi da te, già non puedo. Storrena cosa ci faccio? A bere una femmina bella e una bistrina. Non posso avere da capo. E bene, pure è sposata con una bella femmina a Spagna. Sinta, ma faccia dice non solo, e pure tre figli con una femmina napoletana. Questo giovane, più sa, si vuoi oh, a roba! Io subito lancio una data, perché io occhio morta fine. Pure si pensa che il un po' un sacco, ma può mettere il in un sacco. Senza pensieri.
Thank you.
che gli ha chiesto un po' d'aiuto contro i turchi, lui cosa ha fatto? Si è rifiutato. Gli ha voltato le spalle! Ingra! Alfonso il Magnano! Se n'è andato nel regno di Lago. Vecchio, vedi come vive, cosa combina? Tra i miei possedimenti è sparita l'isola di Ischia. E pare che anche il castello di Caiazzo sia stato donato a qualcuno o a qualcuna. Avrà trovato l'ennesima amichetta, disgraziato. E spero che muoia. No. Non ci libereranno come facilmente. Deve crepare prima lui. Adios. Però la vera regina sono io. Esso sta in Spagna e io sono in casa. È vecchio, è malato e non si vede da un sacco anno. Ma che patrimonio è questo? Certo che se il matrimonio venisse annullato, papà, potrei sposare Alfonso ed essere finalmente io la vera regina. E magari dargli anche un erede legittimo al trono, non come quel Ferrante. Questo serpiente. Alfonso? Questo serpiente è. Voi abbobato? Tonto, indisciplinato? Doveri? 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 Oh madre de Dios, tú eres siempre en el baño, siempre en el baño, siempre en el baño. Ah, Lucrecia, Lucrecia, cara, querida, querida. Querida. Alfonso, mi è venuta un'idea geniale. Hablate, hablate. Voglio inseguire un desiderio, mi aiuterai? Farò il possibile, il possibile. Andrò dal Papa Callisto III a chiedergli di annullare il tuo matrimonio con quella là, come si chiama? Maria di Castiglia. Lucrezia, Lucrezia, tu mi chiedi l'impossibile. Lo sai, Papa Callisto, com'è salirato il nemico, perché io non l'ho aiutato nella battaglia contro i turchi. Ti umilierebbe. Voglio provarci. Chi non risica non musica. E molta gente dice che sono la tua amante. Più umiliata di così. Non riesco a abbinare nulla. Va bene, farò il possibile. A me. Lucrezia D'Alagno, l'amante del re. Lucrezia D'Alagno, l'amante del re, viene da me. E che cosa? Forse vado a porre fine al diverbio che si è voluto a creare tra me e dal fuoco. Sì. Sì, io credo che l'abbia mandato proprio lui da me per fare pace. Gli sarà mancato il coraggio di venire di persona per quello lì. Mia cara Lucrezia, è un piacere di vederti. Quale convento ti porta qui? Piacere mio, Santità. Ho compiuto di qualche... Voi, e solo voi, siete l'unica persona che può aiutarmi a realizzare il mio sogno d'amore, Santità.
Solo voi potete annullare il matrimonio tra Alfonso e Maria di Castiglia e permettervi finalmente di sposarlo. Che cosa? Ma come ti permetti di chiedermi una cosa del genere? Ma io volevo soltanto... Ma ti rendi conto della tua sfacciataggine? Via, via, esci di qui per carnice e non farti più vedere! Quasi ad 80 anni, per correre il rischio di andare all'inferno con l'amante del re. La voce è poco. Cose da pazzi. Io ce l'ho fatta. Io ce l'ho. Pax et fondo. Thank you.
Ede muti sta cosa a ballo, non mi devo fare questo. Castello di Gaiazzo. Fuori! Fuori entro un mese! Thank you.
messaggio e permettetemi di portare avanti un discorso stasera che supera le formalità, che vada oltre quelle che sono le prassi i convenevoli. Lasciate che vi aiuterò con un foglio per qualche punto, ma lasciate che io parli di bene. Io comincerei con ringraziare la mia squadra, che mi ha sostenuto veramente in tanti momenti difficili, quando c'è stato da prendere qualche decisione, quando abbiamo incontrato qualche difficoltà, quando sono stata, lo ammetto, sul punto di mollare, e anche in dei momenti personali in cui veramente mi sono sentita in disagio. Comincerei con Maria Luisa Di Gregorio. Con affetto, veramente, tre società, altre persone che mi hanno sostenuto.
vedeva. Lei vedeva di far volare la lombola, non le fa uscire, chiede di andare al sindaco quando vi sento un attimo sul palco. Oggi le mie gambe sono come spezzate. Sento di aver perso troppo e soprattutto qualcuno a cui tenevo molto. E del resto l'ho sempre saputo. Come non ricordare quando mi sei stato vicino, quando è venuto a mancare mio padre? Come non ricordare la nostra amicizia? Chissà se vi ora vi siete incontrati lassù. Voglio ricordare la tua gioia di vivere, la passione con cui avvolgevi tutto ciò che facevi, il tuo amore per la tua e la nostra terra, la nostra Caiazzo, per la quale, davvero professionista, hai scritto tante belle cose, documenti che permarranno nel tempo. Il ricordo del nostro stretto legame, di tante conversazioni, di tanti progetti, della nostra collaborazione in manifestazioni culturali della e per la nostra città di Creazzo, mi pervade non senza commozione. Con questa lettera aperta, dinanzi a questo pubblico, il tuo pubblico, ancora una volta voglio dimostrarti il mio affetto, tratteggiando dei tratti distintivi la tua figura, la tua grande personalità. Mi mancherai, prof, anzi ci mancherà. Niente cancellerei i ricordi di tutti questi anni passati assieme, per creare eventi e manifestazioni per Caiazzo. Neanche il buio e la disperazione di questi giorni che cercherò di affrontare come tu avresti fatto, con il sorriso e la serenità, per averti avuto come amico, maestro e confidente. Ti abbraccio, fai buon viaggio, maestro. Il tuo pupiniero riporterà nel cuore, con lo stesso affetto con il quale ti ha detto a casa tua poco tempo fa di volerti bene. Grazie a tutti. Portate avanti quello che state facendo.
No, è difficile non comune. È la stessa cosa che è successa, aspetta, è successo anche a me l'altra volta. Quando si ricorda una persona come Milo Martuccio, che ha creato tanto, cioè come questa sera vedo che ha citato proprio con lui che si nota, diciamo, e trovi, si nota questa impronta del professore. Io vi ringrazio per il lavoro che avete fatto, che avete fatto, che tutte le cose ci sono gli ostacoli. E gli ostacoli che dobbiamo superare, vanno superati, so che ci sono state tante cose, tutte le cose che poi hanno un ritmo che sono sempre dei momenti difficili da superare. Per quanto riguarda il dono che ci avete fatto, noi lo metteremo a disposizione delle scuole, in modo tale anche. Proprio diciamo proprio quando iniziano a leggere e da parte di un gruppo di insegnanti che sono stati non leggere davanti perché il rispetto è la nostra. Vi ringrazio di cuore e arrivederci. Trastamara, nata nel 1401, è solo la vera regina. L'ho sposato giovanissima. Si è andato nel regno d'Italia, si è fissato col regno di Napoli. Cosa si troverà? Oh! L'hanno pure fatto prigioniero durante la battaglia navale dell'isola di Ponza. E chi ha pagato il riscatto? Io. Mica quella napoletana di quel Dalona Carlino.
o quel mammoccio di figlio che ha avuto da lei, Ferrante. Lei sarà pure la moglie di Alfonso, però la vera regina sono io. Esso sta in Spagna, io sono qua. È vecchio, è malato e non si verrà un sacco di anni. Ma che matrimonio è questo? Certo che se venisse annullato da Callisto III potrei finalmente sposare Alfonso. Perché ho detto, ma che matrimonio è questo? Perché certo che se venisse annullato dal Papa. Rimarca. Ok, ciao capo. Lei sarà pure la moglie di Alfonso, ma la vera regina sono io. E se sta in Spagna, io sono qua. È vecchio, è malato, e non si vede da un sacco di anni. Ma che matrimonio è questo? Certo che se questo matrimonio venisse annullato da Callisto III, allora potrei finalmente sposare Alfonso e dargli anche un erede al trono. Sì. Oh.
Signori, buonasera, state ma sentire un poco. Non lo so se siete saputo, ma Caiazza sabato 3 settembre, in tuo teatro Iovinel, a Rete Palazzo Mazzeotto, c'è sta proprio una cosa bella. A mattina di 10 fino a mezzogiorno raccontano io a Giuna la storia di Alfonso d'Aragona e Lucrezia d'Alagna. E sì, hanno scritto una favola. A così io a Giuna sembra una storia pazziana pazziana, non si scordano. Ehi, e manchi io sapevo, in due castelli ragazzi ci hanno stato Alfonso d'Aragona e Lucrezia d'Alagna. Ehi, hanno camminato, camminammo noi tutti i giorni, portate i figli, io aiuto, e venite pure voi, non perdete tempo. Quando succede una volta, e poi... E sei a sera, facemmo uno spettacolo esagerato, io faccio servere un re, e vado sempre a presa isa. Poi a roba camminammo per Caiazza, tutto quanto in costume, come si mi bellil. E Lucrezia d'Alagna diventa ospite della Fiera della Maddalena. I commercianti del centro storico e l'agriturismo e le servetelle ospitano a Lucrezia d'Alagna. Dicono che fanno certo un magna fino a Romunna. E come c'è ma combinà? Ah, va giù. E c'è sta pure l'associazione culturale Zio Peppe. Un gruppo folk gaiati, sì, loro sì che stavano a ballare. E poi la prima volta a Caiazza tenemmo pure l'associazione Lucrezia d'Alagna di Roccaraina. Venite il 3 settembre, o teatro Iovinella a Caiazza, in due centro storico, io vi aspetto. Sabato 3 settembre, ore 18. Teatro Iovinella Caiazza, e mo facite a me la fana tu bicciarella prima che un rimediam e roppa che io sento stata vampona.